Ma per l'Inter è tutto facile, Carbone vede Buonaiuti fuori dai pali e il 2-0 è cosa fatta. E contro l'Inter, che vince addirittura per 8-2. E Inter significa ancora Marco Branca, sempre di testa, 3-1. E prima della fine del primo tempo, Inter ancora in rete. Ince, bella la rovesciata che gli regala il secondo gol nel campionato italiano. Un minuto e mezzo bastano per fare la conoscenza di Marco Branca, rovesciata e gol del 5-1. Quattro minuti e Inter ancora in gol, questa volta con festa. Come avevamo annunciato, arriva il momento di Ganz. Punizione e gol del 7-2. 3 minuti e ancora Ganz in gol, lancio di Fresi e bel tiro al volo dell'attaccante nerazzurro che ritrova il sorriso. Finisce 8-2.